prossimo futuro è 3 giorni che sono già, ho visto Roma, sono contento. Un pochetto più là. Il prossimissimo futuro è qualche giorno in famiglia a fare le ferie, non ovviamente chiuso nel giardino di casa, e poi vedremo. Futuro politico non lo so, vediamo se ci sarà un futuro politico. Potrei venire a lavorare all'agenzia di stampa. Seguendo un certo populismo, un certo giustizialismo, si ritiene che la politica e chi fa politica abbia dei privilegi in sé e li sono stati tolti, senza tenere conto che quei privilegi non sono privilegi per chi li incarna, sono in realtà privilegi del potere popolare che li rappresenta. Quindi io credo che francamente non solamente servirebbe un allargamento dell'immunità dai parlamentari ai ministri, vedere un ministro degli interni che per le sue politiche dell'immigrazione è processato per sequestro di persona, credo che sia qualcosa di surreale per un paese normale e civile, ma penso che anche i sindaci, anche i governatori, gli enti legislativi costituzionali come le regioni dovrebbero avere certamente una protezione che, ripeto, non è per Toti, per Rossi, per Bianchi, per Verdi, per chi la incarna in quel momento, è protezione del mandato popolare che ti è stato affidato, come d'altra parte la divisione dei poteri e la nostra legislazione prevedeva prima di Mani Pulite. Vedrà Gasparri, ma ha sentito anche Tajani, sentirà Tajani? Prima o poi lo sentirò di sicuro, oggi con Tajani non siamo riusciti a organizzare per questioni di agenda, insomma fa il ministro degli esteri, vice premier, non è un momento facile per il mondo, credo che la Liguria venga un po' dopo, diciamo, il Libano, la Palestina per il ministro degli esteri, come giusto che sia. Non c'è paura, Orlando è chiaramente un candidato di sinistra, quella sarà una coalizione sbilanciata sinistra con ideologo di riferimento il capo dell'opposizione Sanza e Bonelli e Fratoianni, quindi io credo ci sia un ampio spazio a destra e credo che ci siano anche molte perplessità per gli elettori di Italia Viva o di Calenda ad unirsi a chi fa le manifestazioni di piazza per la giustizia, chi ha ritirato fuori gli slogan delle manette, chi come Sanza ha una cultura del sospetto che è molto diversa dalla cultura del lavoro che dovrebbe avere invece un partito democratico di estrazione socialdemocratica e laburista. Quindi penso che abbiano più difficoltà dall'altra parte. Noi il programma politico ce l'abbiamo chiaro, una regione libera e liberale che cresce come è cresciuta in questi 9 anni, che guarda alle imprese con amicizia come fossero un pezzo di quell'interesse pubblico che fa crescere un territorio. Loro hanno più problemi da questo punto di vista. Oggi ho visto il Partito Democratico che mentre invoca una nuova politica industriale, di industria pesante, quella manifatturiera vera, dall'altra parte con lo slip, il costume da bagno, con le paperelle, fa i cordoni sulla spiaggia contro i rigassificatori. Ora, per fare una grande potenza industriale, avere l'energia direi che è un prerequisito, per accontentare dall'altra parte evidentemente un'anima ambientalista e pauperista della sua coalizione. Penso che avranno molti problemi a tenere insieme, a dare coerenza a quello schieramento.